Che cosa vedono i miei pochi occhi? Abbiamo voluto i cavalli. Oi, oi, è incantato, signorita. Fatemi baciare la vostra maglia. Vi ho fatto una buona impressione, posso immaginare. Lei che ha tutte le mie viscere. Le viscere? Oh, io sono esperto di viscere perché con questa è spada. Come potete vedere, io ho infilzato viscere e ho infoderato più volte tutte le donne. Io prendo il fodero, parlo, esco dal fodero e poi... A parole, bravissima, la prego. A riposo. Oh, capitano. ma certo che voi lo conoscio bene, le buone maniere. Voi sì, veramente un ragazzaccio. Scapellatevi davanti io a me. Io mi scappello poi. Scapellatevi. Ecco, guardate che scapellata. Ah, vedete la mia cappella qua. Ah, e qua è soltanto per voi. Io ho studiato molto per scappellarmi. Dobbiamo fare ancora un'altra cinquantina di minuti, no? Se questo andiamo in crescendo qua, non so come andare. Capitano! Capitano, mi aspetto grosse robe da voi. Oh, grosse robe, allora andiamo in crescendo. Capitano, mi goda tornare allora. Bene. Ma che aspetto? Io vengo. Stanotte. Vedremo se qua. Incontro. Incontro no, perché sono fermante. Ma dobbiamo metteremo tutto per terra. Aspetto stanotte sotto la mia finestra. Lei la seconda partendo da sinistra della casa dei pantaloni. Oh, che spada, capitano, che spada. E torno. Non è successo niente. No, guardare arriva, almeno una mamma, per favore. Ah, Pulcinella, devo dire che anche esta cosa è fatta. Esta noce. Ah. Capitano, voi che sapete leggere? Io? Che io leggo solo quattro. Ah. Che sta scritto? Punto. Quattro e punto. Punto. E tutti questi scarabocchi, che cazzo sono? Non lo so, io d'altronde non so la lingua, io sono spagnolo. Arrangiatevi voi, despeciatevi. Voi, Lucinella, vi aspetto a casa a prepararmi il cavallo. Buccia le favore, vieni qui. E tutta la volta fa così, arriva, fa burtello, se ci sta una femmina, si mette. E io non acchiappo niente. E mai oggi mangiamo. Io lavoro, io fatico. È solo terrone, però mangio pure io.